Benvenuti ancora una volta sul canale, io sono Francesco Deogemo Lombardo, il vostro eSports reporter preferito, e questa sarà una puntata un po' speciale di Tiki Taka Rift, format che solitamente porto in diretta streaming, ma questa settimana si prende una pausa. Non potevo però mancare ovviamente di parlare in ogni caso del primo round playoff del PG Nationals di League of Legends. Tre partite che abbiamo visto lunedì, martedì e mercoledì, che hanno sancito diversi equilibri, diverse anche novità di quello che appunto è successo in questa settimana. Abbiamo avuto il primo turno di Winner Bracket con le semifinali fra Makers e Outplayed e fra Samsung Monsters e Raccoon, e dall'altro lato anche il primo turno di Loser Bracket, e qui chi perde è già andato a casa, fra Cyberground e Campus Party Sports. Partirei indubbiamente in ordine cronologico. Lunedì hanno giocato e hanno fatto vedere, o forse non vedere, quello che possono adesso vantare in questo momento i Makers nella prima semifinale di Winner Bracket contro gli Outplayed. Primo punto da analizzare è il fatto che io sinceramente non mi sarei aspettato, come avevo detto anche già più volte in streaming, che i Makers avrebbero poi scelto gli Outplayed. Mi sarei aspettato sicuramente una scelta sui Raccoon, perché ricordiamo che loro, come primo seed, come primo posto nel regular season del Summer Split, avevano la facoltà di scegliere l'avversario fra il terzo e il quarto posto, ovvero potevano scegliere fra Outplayed e Raccoon Esports. Hanno scelto gli Outplayed, e una scelta che mi sorprende molto per due motivi ben chiari. I Raccoon non hanno mostrato ultimamente questa grande crescita come invece hanno fatto gli Outplayed, che sono davvero cresciuti tantissimo nelle ultime tre settimane. E soprattutto gli Outplayed sono stati gli unici che nell'arco di entrambe le partite di regular season hanno sempre messo in grandissima difficoltà i Makers. E lo stesso è successo anche in questo primo turno di Winner Bracket. I Makers non sono riusciti a mostrare ancora quello che noi potremmo chiamare una sinergia vera e propria di team. Tante personalità, tanti fenomeni veri, sguardo su tutti, ma anche Edward o Enza hanno veramente portato la squadra alla vittoria 3-2 finita appunto alla fine, ma solo perché sono dei giocatori fortissimi. Non c'è però ancora quello spirito di squadra, quello che noi chiameremmo, vorremmo vedere, quello che pensavamo avremmo visto nei playoff, perché abbiamo detto sì, ok, regular season probabilmente non stiamo vedendo questa dominanza come magari l'abbiamo vista l'anno scorso da parte degli YDN, lo scorso split scusate, da parte degli YDN, ma la vedremo nei playoff, finalmente vedremo qualcosa. E invece abbiamo visto dei Makers ancora più in difficoltà, con grandi meriti, bisogna dirlo però, degli Outplayed, che sono cresciuti tantissimo sia individualmente che come squadra vera e propria, e che possono davvero puntare a molto altro. Erano anche in vantaggio a un certo punto nel quinto game, e io non nascondo che fossi Makers sarei davvero preoccupatissimo per quanto riguarda la prossima eventuale sfida, perché Outplayed hanno perso, sì, ma essendo un double elimination bracket, Outplayed non sono fuori dalla competizione, ma sono finiti nel loser bracket. Tra Raccoon e SMS, e invece, abbiamo avuto quello che in realtà più o meno ci aspettavamo, anche anzi forse qualcosa di più. Come avevo detto io stesso in streaming, dai Samsung Monsters devo ammettere che mi aspettavo qualcosina meno in questi playoff, perché pensavo che avessero bisogno di una serie in più per carburare realmente, per portare qualche contenuto in più, qualche aspetto in più. Invece ancora qualcosa da sistemare c'è, effettivamente, ma la vittoria è arrivata tranquilla, abbastanza tranquilla, per 3-1 su dei Raccoon a volte troppo rinunciatari e con un po' troppi errori. Lo spirito di Raccoon però c'è, e quel game vinto contro l'SMS lo dimostra. Chi è salito in captain in questa partita è stato però indubbiamente il support dei Samsung Monsters. Tra Cyberground e Campus Party Sparks, invece, bella fiesta, dobbiamo ammetterlo, cioè non giriamoci troppo intorno, sicuramente è stata una... Come ha detto Giovannetti, che tra l'altro sentiremo tra pochissimo, la partita fra Cyberground e Campus Party Sparks è stata indubbiamente la miglior peggio partita di sempre, forse, del PG Nationals. Ed è indubbiamente da questo che dobbiamo partire, perché pochi si aspettavano probabilmente i Cyberground vincitori,
Ma se noi andiamo ad analizzare il trend delle ultime settimane, come possiamo vedere anche nei power ranking qui mostrati, i Evergrande hanno mostrato nelle ultime settimane una crescita enorme, con Omo nel loro mid lane, è arrivato l'ultimo arrivato tra l'altro della compagine, che è veramente cresciuto tantissimo, o meglio, forse all'inizio aveva qualche problema di comunicazione, di ambientazione, un nuovo team, una volta che si è stabilizzato è andato dritto, drittissimo, e questa volta i Campus Party Sparks hanno fatto davvero troppa fatica. Non può bastare il solo Breeze a salvare la baracca, come non può bastare il solo Cole, o Cole come preferite chiamarlo, a salvare baracca e burattini addirittura. Questa volta c'era bisogno di qualcosa in più da livello di team probabilmente. Complimenti comunque a loro, sono i primi eliminati i Campus Party Sparks di questi playoff. Complimenti anche allo staff, ovviamente a Cammo, a Evan, a tutti coloro che hanno collaborato per portare questi Campus Party Sparks il più lontano possibile. Probabilmente non erano questi gli obiettivi, ma tant'è che a questo punto c'è poco da recriminare. Piccolo tips è che né Gine né Oculmaz vinceranno quest'anno il PG Nationals. Dopo tre split, praticamente, dopo i due dei Campus Party dell'anno scorso e quello degli UPDN dello scorso split, che siano che fossero come sub o come titolari, questo è il primo split dopo tre in cui non nessuno dei due potrà vincere il PG Nationals di League of Legends. E adesso direi che è arrivato il momento non solo, non più, di ascoltare me, ho chiacchierato anche abbastanza, ma proprio perché volevo che questo fosse una sorta di Tiki Taka Rift rivisto e riproposto e rivisitato in una salsa un po' diversa, è arrivato il momento di ascoltare anche alcuni ospiti, gli ospiti che io avrei magari invitato per la puntata di questa settimana di Tiki Taka Rift. Partiamo con il primo. Salve a tutti ragazzi, Giovannetti. Ti ho chiesto a Gemmo di parlare un po' dei playoff in questo video. Che dire, playoff, ci aspettavamo delle serie che potessero chiarificarci un po' qual è il vero valore delle squadre. In verità ci siamo trovati a essere forse più confusi. Andando con ordine, prima parliamo da sotto, partiamo da sotto, parliamo prima dei Sparks contro Cyberground. Se non sbaglio era Moonboy che aveva definito gli Sparks come un po' il team gatekeeper del PG Nationals. Sotto di loro non sei un buon team, sopra di loro hai le carte per esserlo, e la sensazione che mi hanno dato i Cyberground ieri è stata proprio questa: un esame di maturità vero e proprio passato non col pieno dei voti, però passato molto positivamente. Non è stata una serie ovviamente pulita, ma è stata molto emozionante. Era strano aspettarsi una serie pulita da questi due team sinceramente, quindi GG ai Cyberground per quello che hanno fatto vedere. Ovviamente Omon, crescita spaventosa la sua. Sono forse mancati un po' Mystic più che Blechino, però avrà sicuramente occasione di farsi vedere nelle prossime serie, speriamo per lui. Raccoon, Samsung Morningstar, anche questa è una serie molto particolare, ma quella un po' meglio definita da tutte quante. Il Clash of Styles si è visto con i Raccoon che quando riuscivano ad ingranare partivano e picchiavano come sapevano fare, mentre i Samsung sono stati più conservativi, solidi, ma non nel modo scolastico dell'essere solidi. Sono stati in verità molto dominatori, molto attenti a strangolare gli avversari quando serviva, quindi le partite che hanno vinto le hanno iniziate quasi tutte ad impostare molto bene. Poi lì anche qualche errore di gameplay, di meccanica, anche qualche scelta strana che ha portato un po' ad allungare la serie. Ottimi Raccoon, come ho detto, a cogliere quelle occasioni. L'ultima partita, quella del match point, è stata probabilmente quella che rappresenta un po' di più lo stile di gioco di Samsung quando vogliono, quando sono al massimo. Quindi quello secondo me è un po' l'obiettivo da guardare. Invece per quanto riguarda la prima, Makers contro Outplayed, difficile valutarla. Sicuramente si conferma la difficoltà dei Makers a affrontare la squadra di Feigling, o come si pronuncia. Non hanno mai brillato contro i bianconeri, e anche questa volta è sembrato essere proprio un problema di matchup. Ed è strano perché avevano scelto loro. Sicuramente non si fidavano ad affrontare i Raccoon, un team che li ha già battuto in regular,
ma le 5 partite contro gli Outplayed non danno un buon segnale per i Makers. Bravi gli Outplayed ad approfittarne, loro anche non sono sembrati chissà quanto brillanti, ma sono stati molto bravi a sfruttare gli errori avversari. Questo potrebbe bastare ad esempio contro i Raccoon, contro i Cyberground potrebbe essere sia un easy win che una serie molto combattuta, perché i Cyberground hanno un po' questa stessa caratteristica di sfruttare bene gli errori e gli Outplayed dovranno semplicemente essere più bravi a non farne. I Makers, chiudo dicendo solo che secondo me se fossero in un seeding basso potrebbe non aver fatto male loro un giro nel loser bracket per avere un po' più di allenamento. Raga, dicevo, mi ha chiesto di registrare uno o due minuti di video per un sacco di cose da dire, quindi vado a ruota libera e ho dovuto recuperare le partite qui in differita perché sono in villeggiatura e quindi la sera sono impegnato, ma ho un sacco di cose da dire. Allora, prima di tutto, Makers contro P, Makers bene, ma voglio di più perché questo roster può fare tanto, ma abbiamo visto delle buone performance individualmente ma non as a team, ed è per questo che gli Outplayed sono riusciti a portare la serie al quinto game, quindi merito degli OP più che demerito degli dei Makers, ma voglio vedere più coordinazione perché individualmente ci sono, ma potrebbe non bastare in un possibile ritorno o sicuramente in EU Masters. OP tanta roba, coaching staff sicuramente il migliore del PG Nationals so far, ma ci sono ancora 2 settimane e voglio che mi facciano vedere di più. Ovviamente sono già tipo nel secondo round, quindi aspetteranno chi vince tra Raccoon e Cyberground. Raccoon Samsung Morningstars, allora il primo game è stato veramente una fiestazza clamorosa. Morningstars penso che possano fare molto bene. Non sono ancora convinto del Karthus di Gubi. Il pick mi piace, è una bella strategia, soprattutto in combo con Senna. Però Gubi diciamo che è un grande utilizzatore della passiva, ecco. A parte questo, voglio vedere Samsung Morningstars contro Makers. Penso che sarà una bella sfida, sempre lì, individualità dei Makers contro il lavoro di squadra dei Morningstars, e penso che lì farà la differenza la preparazione, il coaching staff e i pick che si preparano, soprattutto grazie a Cristo. Il momento più difficile invece è Sparks contro Cyberground. Da tifoso degli Sparks mi fa un po' male il cuore ammettere che il coaching staff non è stato all'altezza. Sorry Evan, sorry not sorry, però gli Sparks sono il team che è migliorato veramente di meno da tipo metà campionato fino ad adesso, e dall'altro lato invece i Cyberland sono uno dei team che è migliorato di più, quindi assolutamente meritatissima la vittoria. Mi è piaciuto un sacco come hanno giocato intorno a Omon, che però fa ancora un po' di fatica in lane, quindi penso che tipo nel match contro Raccoon Frescovi gli darà tanto filo da torcere. Raccoon non capisco cosa abbiano tentato contro i Morningstars, perché i Raccoon sono sempre stati forti nell'early game, early to mid game, e hanno cercato di andare per il late game, ma tipo prendendo troppo poca iniziativa durante early mid game. Soprattutto la botlane di Rarash Dark è stata molto molto passiva, però hanno fatto vedere che quando conta, quando c'è la team fight cruciale, possono riprendersi, quindi sono sicuro che ci faranno vedere ancora tanto. Detto questo, i playoff sono unpredictable as fuck per come sono messi ora. Cyberground Raccoon potrebbe andare in tutti i modi, però sono carico, non vedo l'ora di vederli, sempre in differita naturalmente, la settimana prossima. E ora come ora penso che i Morningstar siano i più vicini alla qualificazione. Ciao gatto. Alla qualificazione di EU Masters. Passo e chiudo con il gatto della tipa. Ciao Berti. Ciao Deogemo e ciao a tutti. Sicuramente questi sono stati dei playoff al cardiopalma. Ci sono stati tanti colpi di scena, e il colpo di scena più grande, ma sicuramente non totalmente inaspettato, è la vittoria dei Cyberground. I Cyberground, con l'entrata di Omon nelle ultime settimane, sono cresciuti tantissimo. Il team ha cambiato nettamente marcia. Si è vista l'energia e l'esperienza di questo giocatore che ha trascinato tutto il team ad un livello molto più elevato.
Oltretutto c'è stato un grande, si è visto il grande lavoro di preparazione che c'è stato dietro questa BO3 con delle draft attorno allo sfruttare il pick di Senna che sono state a dir poco fantastiche. Gli SPK ci hanno provato a remontare fino all'ultimo, ma credo che nell'ultimo game, dopo quell'hit di Lulu al Nexus, abbiano un po' mollato il tiro. Credo che sia la prima volta che Briz finisce top 6 invece di top 4. Fa capire che forse agli SPK mancava quella marcia di energia in più. Parlando di miglioramenti, sicuramente il secondo team che ha fatto grandi passi avanti sono gli OP, che hanno dato grande filo da torcere ai Meekers. È stata un'altra BO5 molto combattuta. Delle tre credo sia stata quella più sporca, perché i due team pensavano a rincorrere il team avversario invece che a giocare il proprio stile. Ci sono state ripetute feste che potevano essere evitate se i due team avessero rispettato i game plan iniziali. Di tutte quante, la BO3 sicuramente più spenta è stata Raccoon vs SMS. Gli Raccoon non erano online. Mi è dispiaciuto molto vedere Raresh non molto presente. Freshkowi ci ha provato fino all'ultimo, però gli SMS dopo la batosta di 2 settimane fa si sono ripresi bene. Praticamente il riassunto della questione è: bannate Shyvana se non volete avere problemi. A questo punto, per la prossima settimana, delle due partite, quella che mi crea più hype in assoluto credo sia CGG versus OP, perché sono due team che sono migliorati tantissimo e secondo me ne vedremo delle belle. Come potete vedere, abbiamo ricevuto tanti feedback, tante idee, tanti commenti dai nostri ospiti. Vedremo cosa succederà nella prossima settimana. Non voglio fare in questo momento non voglio montare troppe aspettative, troppi pronostici, ma sicuramente è ovvio che questa prima best of 5 tra Megas e Samsung Movistars, l'hype cresce a vista d'occhio proprio. Quindi non vedo l'ora che arrivi. Per questa settimana è tutto dal vostro Francesco Deugemo Lombardo, eSports Reporter. Buoni eSports a tutti. Ciao!